Io non ho mai avuto dubbi sull'esito finale del risultato. Potrei qui adesso sventolare i sondaggi che sin da giugno scorso avevamo predisposto, preparato per capire. Peraltro questi sondaggi smentiscono una narrazione un po' autoassolutoria che sta girando, no? Secondo la quale noi partivamo in carrozza e qualcuno ha fatto una grande rimonta. È l'esatto contrario, perché i sondaggi di giugno ci davano in pareggio, nel caso, nell'ipotesi di Campolargo, e hanno intelligenti i nostri avversari hanno intelligentemente scelto di unirsi tutti per giocarsi la partita, perché già a settembre precedente, alle elezioni politiche, il centrodestra e la somma dei partiti di centrosinistra variamente declinati era sostanzialmente pari. In ogni caso, con molte difficoltà, è stato in grado di metterla insieme e di renderla competitiva. La narrazione mediatica sul vento sardo, la rimonta, i sondaggi finti che sono stati annunciati anche in dispregio della legge che ne vietava la pubblicazione e la diffusione negli ultimi 15 giorni, legge che io spero venga superata, lo dico anche a beneficio e a integrazione della polemica dell'ultimo giorno, quella che ho dovuto fare contro Marco Travaglio. A me non ferisce la violazione del silenzio elettorale, che giudico una regola bizantina, vecchia come il cucco, totalmente superata nella civiltà della comunicazione massmediale, social. Aboliamo queste regole, par condicio, silenzio elettorale, divieto di pubblicazione di sondaggi. Io penso che gli elettori siano adulti, maturi, responsabili, non si facciano condizionare troppo. Non si sono fatti condizionare da una caterva di corazzate editoriali che sono precipitate sull'Abruzzo, dipingendo dell'Abruzzo un quadro a tinte fosche che i cittadini hanno respinto. E mi auguro, anche solo per risarcire non la mia persona, ma la regione Abruzzo, che non meritava di essere su certe testate dipinta come una regione allo sbando, con la sanità allo sfascio, con i giovani che scappano, con l'economia in crisi, tutti in ginocchio, tutta una catastrofe, peraltro governata da un abusivo, Roberto D'Agostino, che lavora in smart working da Roma, in Abruzzo non si vede, Conte e compagnia varia, insomma scendendo su attacchi di tipo personale che sono poi tracimati nella calunnia, Travaglio, Wikipedia e una folla di troll da tastiera che, ai quali ovviamente darò appuntamento a tutti in tribunale, perché la mia reputazione e l'onorabilità mia e della mia famiglia non la accetto che venga messa in discussione per creare una becera campagna elettorale.